Eccolo, è ripartito, perfetto. Scusate, c'era un piccolo problema tecnico dal punto di vista del microfono. È perché ogni tanto lo fanno. Allora ripeto tutto praticamente, penso che non avete sentito niente. Ok, allora questo scatto, come ho appena detto, che non avete ovviamente sentito, è venuto molto bene dal punto di vista che Emanuele ha scelto bene questa inquadratura dal basso che fa vedere questo frate molto autoritario, questa scultura, questa statua. E ha scelto bene anche il taglio appunto dal basso, dal punto di vista dell'emozione mi piace perché il lato sinistro e il lato sinistro è scuro, il lato destro è chiaro e contrastano insieme, quindi ti fa pensare al bene e al male, allo yin e lo yang, a vari aspetti della vita positivi o negativi, quindi mi piace l'idea che lei ha scelto proprio dividendo l'immagine in questo modo. Poi appunto il taglio, come ripeto, dal basso, con questo sguardo molto avvolgente del frate, dà una sensazione di interesse da parte della statua verso l'osservatore. C'è proprio uno scambio di sguardi tra l'osservatore e appunto la statua, che dà l'impressione che sia proprio viva la statua. Quindi ottimo scatto e ottima idea, quindi bene. Continua anche a te a mandarci sempre le foto e come dico sempre, io e Erika le selezioneremo e quelle migliori le proietteremo appunto durante le lezioni. Bene, quest'altro scatto invece ce lo manda Mamalì. Mamalì con i suoi bianchi e neri ci stupisce sempre. Ottimo scatto anche questo, soltanto ecco, devo dire un aspetto sbagliato della foto è il fatto che il braccio della statua vada fuori dall'inquadratura, quindi questa inquadratura leggermente soffocante, un pochino dà fastidio alla scena. Personalmente avrei inquadrato in maniera un pochino più distante, di modo che l'effetto, diciamo, del braccio che soffoca un pochino le altre sculture, penso che siano più effigi più che sculture, che si trovano sullo sfondo, andavano più in risalto. Però è molto ben fatto il bianco e nero, c'è cioè un'ottima scala di grigi, un'ottima scala tonale, è bello l'effetto che hai scelto anche che praticamente la statua nel primo piano ha diciamo il sole dall'alto verso il basso e si vede questa grossa ombra che la divide, che la stacca dallo sfondo, quindi c'è questo gioco di prospettive tra il primo piano e lo sfondo. Questo è molto importante e hai fatto bene a far questo. Soltanto ecco, vedo il braccio un pochino troppo stroncato e non mi comunica realmente qual era il tuo intento dietro questo scatto. Bello l'aspetto delle persone, magari che sono in prospettiva dietro dell'effigie, che sono più piccole rispetto alla statua in primo piano, quindi c'è questa distanza tra le due parti. Quindi questo è interessante, è ben fatto. Quindi anche il bianco e nero, come ripeto, è fatto molto bene. Quindi ottimo scatto anche per te. Però ecco, personalmente avrei allargato di più l'inquadratura, di modo che l'effetto, diciamo, cioè ti comunicava maggiore intenzione, così diciamo non si capisce bene se tu volevi usare il braccio come cornice oppure volevi usare il braccio come indicazione, nel senso uno segue la linea del braccio per guardare appunto i volti delle persone. Quindi o fai un'inquadratura più larga o più stretta escludendo il braccio, per dire, questa è la mia visione della foto. Bene. Poi vediamo questo scatto qua che è fatto da Anna, con i suoi macro, ci continua sempre a stupire. Oh, vedo che avete fatto dei progressi, complimenti, siete migliorati, quindi vedo che le lezioni, anche queste gratuite, sono servite, mi fa molto piacere vedere questi risultati e per chi comunque ancora si sente all'inizio che vuole migliorarsi, può venire anche a fare il corso online, diciamo, base, che stiamo già facendo con diversi studenti, quindi se volete potete ancora iscrivervi e domani ci sarà appunto la seconda lezione. E allora, questo scatto qua di Anna, allora, interessante, è ben fatto, una macro molto suggestiva, perché le macro degli insetti, tipo questa è un'ape, mi sembra un'ape, più che una vespa, e c'ha uno sguardo molto cupo, no? Quindi ti spaventa, un po' fastidioso, ti dà l'idea che ti può pungere, ti dà l'idea che magari è aggressiva, però magari è un insetto, quindi come insetto non è che uccide come un leone, per dire, quindi ti può pungere, ti può far del dolore, ma non è che, però a noi nel nostro inconscio vedere un insetto così ravvicinato un pochino spaventa, diciamo. Infatti è una foto che ovviamente non metterei mai in camera, no? Immagina, ti svegli la mattina, vedi questo scatto, ti dà un pochino fastidio, però è bello come idea perché hai voluto raccontare appunto l'insetto che se ne sta andando nel suo nido, che si sta avvicinando magari, quindi è tenera, anche se l'insetto chiaramente non ha del suo tene, non è teneroso, diciamo, come insetto. Però vediamo che l'effetto che lui sta facendo, che sta avanzando verso di noi, è interessante. Magari non vediamo tutto il corpo dell'insetto, quindi questa cosa qua
inquieta un pochino più perché non riesce a capire la dimensione se è, per dire, una vespa, se è una pina piccolina oppure è un calabrone, per dire, più grande, no? Chiaramente un esperto di insetti lo capisce subito. Io personalmente no, l'insetto in sé non lo riconosco, però mi sembra una vespa. E comunque sia interessante il fatto che lui appunto sta per lungo, quindi non vediamo tutto il corpo, in questo caso ti dà questo senso di suggestione. Quindi è molto interessante come idea, è una bella macro. Chiaramente credo che tu hai usato un obiettivo macro con la distanza minima di 1,5 m, dove puoi scattare non avvicinandoti troppo, perché ovviamente, come dico sempre, gli insetti non pericolosi ma fastidiosi che magari ti possono pungere, non vi dovete avvicinare troppo. Non usate la funzione macro del cellulare perché è completamente inutile se volete fare una foto del genere, perché l'effetto sarà sicuramente simile, proprio simile no, perché magari non c'è prospettiva, non c'è profondità, sarà simile perché vi avvicinerete molto, però l'insetto percepirà voi come persone e si allontanerà, si spaventerà o vi attaccherà, quindi non ve lo consiglio. Utilizzate un obiettivo macro come ha fatto Anna in questo scatto e vedrete che il risultato sicuramente sarà molto piacevole. Bene, andiamo nel vivo della lezione. Ora vediamo se il microfono funziona. Proviamo a fare lo split. Vediamo. Sì, vedo che la linea del microfono scorre. Perfetto. Ah, perché ho aggiornato il software. Forse non mi aveva messo in evidenza che il microfono l'ha rinominato. Forse per quello. Bene, fotografare i gatti. Che significa fotografare i gatti? Perché ho scelto questa lezione? Allora, uno, perché a me ovviamente i gatti piacciono molto come animali, sia di compagnia che anche animali fotogenici, diciamo sono molto belli dal punto di vista fotogenico e anche si prestano molto, no? Visto, si mettono in posa da soli, quindi è anche piacevole, mentre il cane, anche se il cane si mette in posa da solo, però sono magari più difficilmente gestibili i cani, perché magari per fotografarli in esterno vogliono correre, c'è un altro tipo di tecnica che ne parleremo anche più avanti, ma proprio il gatto in sé. C'è uno stile di fotografia specifico che è molto simile a quello che utilizziamo quando fotografiamo gli esseri umani, perché hanno un comportamento, tra virgolette, più umano di quanto uno crede, perché a volte hanno proprio. Seguono le nostre abitudini, a volte poi vedrete da alcuni scatti, cercano di fare quello che noi facciamo normalmente, si mettono nei posti dove noi stiamo spesse volte, quindi loro ci seguono e quindi noi possiamo raccontare quello che sta facendo il nostro gatto non soltanto con una foto semplice ritrattistica di lui, ma anche ambientata nel suo habitat, che poi tra l'altro è anche il nostro, no? Bene, allora in questo scatto cosa ho voluto rappresentare? Questo è Horus, il mio gatto, è un Maine Coon. Praticamente lui si è messo giù e guardava non me. Questa è una cosa importante. Quando si fa foto pet photography, si dice anche, quando si fa questo tipo di fotografia bisogna ricordarsi una cosa, che il gatto non è un animale selvatico, almeno quello che abbiamo in casa, è un animale facilmente gestibile. Quindi noi possiamo attirare la sua attenzione con un oggetto, con un piccolo giochino, però dobbiamo sapere che quando noi attiriamo la sua attenzione con un movimento, il gatto si mette in allerta e quindi osserva la preda, perché lui la vede come preda ovviamente, e la vuole catturare. Quindi la miglior cosa per fotografare un gatto è quello di dipende che tipo di foto volete fare ovviamente. Se volete fotografare un ritratto, come in questo caso di Horus, non ho utilizzato un giochino per distrarlo. Mi sono seduto nel pavimento e guardavo quello che lui faceva. Cosa importante è l'altezza. Non state troppo alti, come nella lezione di fotografare i bambini. Non fotografate dall'alto verso il basso. Abbassatevi e osservate, guardate proprio dall'altezza degli occhi del vostro animaletto, perché così racconterete proprio quello che lui vede da quell'altezza, come se voi foste dei gatti praticamente, vi dovete trasformare in gatti. E quindi vi avvicinate il più possibile e utilizzate un obiettivo che sia un 50 fisso o un 85, non utilizzate gli ultra grandangolari perché deforma troppo il gatto, lo rende piccolo con la testa grossa, può essere simpatica come foto, però se volete fare un ritratto, come in questo caso del gatto, utilizzate un 85 o un 50. E non c'è bisogno di avere un super teleobiettivo perché, essendo un gatto di famiglia, sarà a una distanza breve da voi, quindi va benissimo un 50 o un 85.
Lo stesso anche per altri gattini, questi li ho fatti. Invece è il gatto Tel della Roberta, che saluto, come dico sempre di lei, è la seconda mamma di Iris e Horus. E ogni volta che noi andiamo in vacanza o andiamo in viaggio, li portiamo da lei perché li tiene come veramente una mamma, proprio adora i gatti quasi più delle persone, dico sempre io. Quindi ecco, questi sono i cucciolini che lei aveva lì, che poi lei spesse volte regala dei cuccioli. Questa sera non so se c'è Roberta che forse aveva da fare, però vi volevo dire questo: se volete dei gattini in adozione, molto carini, molto dolci e poi in salute, lei ne ha proprio a disposizione anche adesso, quindi magari contattatela o contattatemi a me e vi do il suo numero, per dire. Quindi anche per fotografare, per dire, questo cucciolino, guardate, nella stessa foto che ho fotografato prima Horus in casa mia, qua ero nel gatto Tel, lui non mi conosceva però. Horus mi conosce chiaramente, quindi se mi avvicino molto lui non manco mi nota, diciamo. Mentre questo gattino qui, appena mi ha visto, un pochino si è messo sull'attenti perché non sapeva chi fossi, no? Quindi ho utilizzato in questo caso, non in 50 come nello scatto di prima, ho utilizzato un 85, un piccolo tele, non è un grande tele. Con un 85 alla distanza di 2 metri all'incirca ho fatto questo scatto. Questo perché mi ha permesso di stare a una distanza di sicurezza per lui, non per me, perché almeno lui non si è sentito invaso nel suo spazio, e allo stesso tempo lui si è rilassato, guardava da un'altra parte, non guardava l'obiettivo, cosa importante. A volte, allora, quello che vi voglio dire in questa lezione, non voglio indicarvi né fare foto agli animali selvatici, quello è un altro tipo di lezione, né fare foto da catalogo, le classiche foto che fanno gli allevatori per vendere i gatti. A me quel tipo di foto, sinceramente, troppo posata, troppo tecnica, non è che fa impazzire, è un bel tipo di fotografia anche quella, però ecco, nel nostro quotidiano chi ama fotografare il proprio gatto non è che lo mette in quella posa classica perché deve far vedere il manto che ha quel colore, le zampine di quel tipo, no, utilizza, diciamo, il proprio ambiente, non c'è bisogno che sia in uno sfondo neutro senza elementi di disturbo sullo sfondo, non sempre è necessario fare questo, va benissimo anche a casa vostra. Su uno sfondo può essere neutro, tipo una poltrona, un muro o anche un quadro, per dire, va benissimo lo stesso, magari grande, che fa colore sullo sfondo. Però è importante che riusciate a dare un senso all'inquadratura con un diaframma abbastanza aperto, nel senso che quando utilizzate un'ottica luminosa e utilizzate un diaframma aperto, lo sfondo automaticamente si perde un pochino. Poi domani ne parleremo alla lezione base del diaframma, per chi parteciperà. E quindi utilizzare un diaframma aperto ti permette di avere questo effetto chiamato bokeh. Il bokeh ti permette di mettere a fuoco il primo piano, come in questo caso gli occhi del gatto, e lo sfondo si sfoca. Proprio piano piano si perde la nitidezza sullo sfondo. Se ci fate caso, anche le zampe posteriori non sono nitide, sono senza nitidezza perché c'è lo sfocato, appunto. Non è il mosso, è lo sfocato, si chiama, è un'altra cosa. E la prima zampina che si trova vicino al volto è a fuoco come il volto, perché è la distanza, il musetto, anzi, come direbbero i gatti, non hanno il volto umano, però spesse volte li umanizziamo molto, no? Quindi usiamo i termini che usiamo negli umani, quindi diciamo il musetto, dai. E quindi il fuoco è appunto sugli occhi e sulle zampe, quindi va benissimo anche l'effetto che lo sfondo, diciamo, si perde perché ho utilizzato appunto un diaframma aperto. Bene, vediamo se il microfono rimane acceso. Ok, questo è un altro scatto invece che ho fatto a Horus. Horus in questo caso ho usato il bianco e nero. Perché il bianco e nero? Allora, Horus ha dei bei colori anche nel colore, no, diciamo, però il bianco e nero mi piaceva perché enfatizzava un pochino la scena. Se guardi questa immagine ti fa pensare un pochino anche alla tigre, no? Quindi dici, cavolo, è una tigre o un gatto? Poi lo vedi con queste orecchie molto lunghe e dici, ah, no, è un gatto. Quindi il bianco e nero a volte serve anche un pochino, tra virgolette, ad ingannare l'osservatore, facendogli credere che l'animale che ha di fronte ha dei colori differenti da quello che ha nel naturale. Quindi in questo caso ho utilizzato appunto il bianco e nero per mimetizzare un pochino Horus nel... dimostrando che lui è un gatto versatile, che non è solo per la posa classica, ma può essere carina anche in uno sguardo come questo, un pochino più avvolgente, più diretto. Questo perché grazie al bianco e nero il colore va in secondo piano, perché abbiamo una scala di grigio, una scala tonale, e quindi grazie a questo riusciamo a mettere in evidenza lo sguardo piuttosto che i colori e il manto.
questo è importante. Ecco, voglio farvi vedere degli scatti invece simpatici, nel senso che, allora, quelli sono gli scatti un pochino tecnici che facciamo agli animali quando vogliamo fotografarli, ai gatti, quando li vogliamo fotografare, cercando di valorizzarli al massimo. Però quando siamo in casa, anche se siamo usciti dalla quarantena, però visto siamo ancora obbligati a rimanere in casa per un po' di tempo, quindi rimanendo a casa, diciamo, possiamo continuare a fotografare il nostro gatto in situazioni particolari, tipo per dire, questa è Iris, l'altra mia gatta, mi piaceva questo scatto perché lei è avvolta da una coperta, sembra quasi appunto un essere umano. Quindi a volte fotografare anche i nostri gatti, non per forza con le inquadrature troppo da catalogo, ma anche più spontanee e più divertenti, è una cosa molto piacevole e anche divertente per i bambini. Se avete dei bambini con voi si possono sicuramente divertire a fotografarli, no? E quindi in questo caso Iris era coperta dalla nostra copertina e sembra quasi appunto un essere umano, no? Oppure quest'altro scatto sempre di Iris che stava giocando mentre Erika utilizzava il giochino sulla sinistra e io la fotografavo mentre saltava. Quindi a volte compiono questi gesti buffi quando saltano, che vogliono prendere la preda e si angolano magari da un punto all'altro della stanza saltando, facendo dei salti a volte imprevedibili. La dobbiamo scattare in maniera molto rapida utilizzando sicuramente delle ottiche luminose dove possiamo scattare diciamo, con una messa a fuoco molto rapida. E poi allo stesso tempo possiamo utilizzare anche dei tempi veloci, perché per congelare il movimento di un gatto che salta così, il tempo della velocità dell'otturatore è molto rapida, quello che abbiamo fatto nella scorsa settimana con il gruppo del corso base. E quindi utilizzando il tempo, domani ve lo chiedo, quindi preparatevi per domani perché qualcosa vi richiede della lezione della scorsa settimana. Quindi il tempo veloce congela il movimento. Quindi in questo scatto ho utilizzato un tempo molto rapido per congelare appunto il salto del gatto. Se avessi utilizzato un tempo troppo lento, sicuramente avremmo visto Iris in una scia, una proprio una scia che non metteva a fuoco nulla di lui e niente nitido perché il movimento non era gradevole per questo scatto, avremmo visto solo una scia, mentre invece con il tempo rapido abbiamo appunto congelato il movimento di Iris mentre saltava. Bene. Ecco un altro scatto di Horus, in questo caso metto Horus e Iris, se no mi si arrabbiano, perché tutti dicono metti sempre Horus ultimamente, ma non è vero, perché Iris è un pochino più schiva, si nasconde un pochino più, Horus invece è più narcisista quasi, direi questo, perché si mette sempre, guardate, in posa, dici Horus, fermo là un attimo, lui si ferma, impettito così, proprio lo vedi, tutto più plateale. Iris invece è più elegante di lui, perché lei è più graziosa, diciamo, però quando gli punti la fotocamera addosso è un po' schiva, quindi Horus si presta un pochino più per le foto posate, diciamo. Allora, piccolo consiglio per fare una foto posata al gatto: allora usate sempre le regole compositive che utilizzereste per fare dei ritratti alle persone. Le stesse regole, composizioni, regola dei terzi, diagonale, proporzioni, inquadratura, pulizia dell'immagine, tutte le stesse regole. Una cosa importante è essere sempre all'altezza degli occhi del gatto, mai dall'alto o troppo dal basso. Troppo dal basso per creare un effetto diverso. Troppo dall'alto, però, la testolina viene ingrandita, il corpicino si rimpicciolisce, quindi si sproporziona. Può essere uno scatto simpatico, però se vuoi raccontare com'è l'estetica del tuo gatto, uno scatto dall'altezza dei suoi occhi sicuramente è la cosa più azzeccata. E quindi fatelo in questo modo. Vi volevo dare un piccolo consiglio prettamente tecnico. Allora, utilizzate l'erba gatta. Cos'è l'erba gatta? È un'erba che si mangiano appunto i gatti. Esiste anche spray, no? Questo serve a indirizzare il gatto in un determinato punto. Se la spruzzate per dire su un giochino appunto per i gatti, lui andrà più volte lì perché sente questo odore che gli piace e lo attrae. Quindi quando fotografate anche un gatto, il vostro gatto ovviamente, quello di qualcun altro dovete chiederlo sempre, non gli fa male l'erba gatta, anzi gli fa molto bene, però se usate uno spray, ok, chiaramente chiedetelo al proprietario se dovete fotografarlo, ne spruzzate un pochino dove volete che rimanga un po' di tempo, non è un anestetizzante, non è nulla di chimico, strano, è un'erba proprio che i gatti mangiano e gli serve a depurarli un pochino, quindi se la utilizzate il gatto va verso dove voi mettete l'erba gatta, dove spruzzate l'odore dell'erba gatta. E quindi spesse volte
Quando anch'io devo fotografare magari Iris o Horus, li voglio in quel punto preciso, spruzzo due o tre volte l'erbagatta lì e lui o lei rimangono lì a odorare un pochino, poi si alzano, non vanno subito via perché sono attratti da quella zona. Questo è un piccolo trucchettino che si può utilizzare abbastanza frequentemente. Una cosa che non dovete assolutamente mai, mai, mai fare con i gatti è usare, indovinate cosa? Il flash. Non usate mai il flash né il LED del cellulare negli occhi del gatto. Questo perché? Perché il gatto ha l'occhio molto più sensibile alla luce, quindi il famoso effetto occhi rossi sul gatto viene in maniera molto più marcata e poi gli fa tanto male, gli dà tanto fastidio e lo spaventa. Se mandate un flash diretto negli occhi del gatto, lui scappa, salta, come anche il LED del cellulare. Non lo utilizzate mai. Questo è fastidioso sia per lui che anche per chi, se magari ci sono anche altri gatti nei paraggi, perché questi lampi veloci al gatto lo spaventano proprio, quindi usate la luce naturale, se non ce l'avete aprite una finestra, accendete più lampade, cercate di sfruttare al meglio la luce che avete, questo è fondamentale, è molto importante. E poi un altro aspetto fondamentale è quello di se volete usare il flash in qualche modo, dice è troppo scura la stanza, non riesco a alzare la luminosità, come faccio? Utilizzo il flash a rimbalzo, nel senso che non usate il flash montato sulla macchina, mai. Mai, quello anzi staccatelo, come dico sempre io, e utilizzate il flash o off camera, però non angolandolo verso il gatto, rimbalzandolo su una parete, oppure quello che montate a slitta sopra la macchina, direzionate la parabola verso una parete, verso un soffitto o un pannello, mai diretto. Non mandate mai la luce diretta negli occhi del gatto, questo è importantissimo. Ve lo ripeto tante volte perché vedo tanta gente che mi manda le foto e io vedo dallo scatto che c'è il flash, non lo fate. Questa è fondamentale. Tutte le foto che vedete io le ho fatte in luce naturale. Questo per dire è un altro scatto simpatico della scena, della quotidianità di vita, cioè per dire, no? Quindi vedi Leon che sta dormendo e Horus che sta vegliando su di lui. Quindi raccontare anche queste piccole scene di vita, secondo me è meraviglioso. È un piccolo reportage che noi facciamo al nostro gatto. Ripeto, non la classica foto posata del gatto, foto che comunichi emozione. Un gatto in posa che ti guarda è carina, ok, bella, precisa, ma un gatto che fa qualcosa con tuo figlio, con un tuo amico o con un altro gatto è più piacevole, quindi cercate di fare foto più emozionali possibili con i gatti. Oppure guardate questa quanto è carina, no? Leon che si gira perché si è appena svegliato e trova vicino a lui Horus che gli appoggia la testa e con la zampina lui protegge sempre Leon Horus. Infatti guardate quanto è grande come gatto. È un gatto che pesano uguali, ormai tutte e due 12 kg, quindi sono tutte. No, scusate, Leon pesa 11 kg e Horus pesa 9 kg. Ha superato, volevo dire, Horus. E Horus dovrebbe arrivare a 12 kg. Ma nell'arco di tempo, ancora è più piccolina, è diventato più piccola di Leon. Però per dire, guardate, no? Loro che sono così appoggiati tra loro, ti comunicano una dolcezza. Quindi questo è importante che siate tempestivi, perché sono momenti che durano anche poco, dovete tenere con voi la fotocamera e scattate subito. Tenetela magari in manuale se non sapete come regolare i valori, la preparate prima e poi scattate al momento giusto nel modo più rapido possibile. Questo è importantissimo. Oppure quest'altro scatto che poi ho postato da poco è uno scatto mentre Leon stava giocando sul tappetino e Iris stava fuori dalla finestra che si scambiavano questo sguardo e Leon non capiva che c'era il vetro, la voleva prendere per dire Iris sapeva, ovviamente. Iris, anche se è un gatto, però c'ha già 2 anni, quindi ha già un cervello sviluppato per l'età che ha, no? Quindi sa che è un vetro. Leon ancora non lo conosce, quindi sta toccando il vetro, non capisce perché Iris è dietro il vetro. Quindi era molto simpatico la scena. Quindi quello che vi voglio dire è questo: fotografate le scene di vita, che sono le cose più belle che un gatto vi può dare, cioè nel senso che nel vostro ambiente domestico, se riuscite a scattare scene di questo genere, ve le porterete nel tempo, non per forza come foto artistica, anche per voi, come foto ricordo che però sia più emozionale che la foto classica col gatto in braccio, punto, che finisce lì. Quindi come fate a fare queste foto? Osservando i movimenti continui che fa il vostro gatto, sapere dove va, sapere le sue abitudini, capire quello che poi lo sapete senza che ve lo dico io. Guardate proprio quello che lui normalmente preferisce. Se preferisce una poltrona rispetto all'altra, volete fare una foto con vostro figlio e il gatto vicino, ovviamente portate il bimbo sulla poltrona che il gatto preferisce, no? Questo vi aiuta molto a non forzare
lo spostamento del gatto. Molti che fanno? Prendono il gatto e lo mettono vicino, il gatto si innervosisce, magari lo graffia pure. Non succede mai, che i gatti, i bambini li trattano benissimo. Però, hai visto, se tu lo forzi, un gatto si può spaventare. Quindi sempre, anche se è un animale domestico, ricordatevelo sempre che ha le unghie, ha i denti. Quindi dovete sempre rispettarlo e non forzarlo mai. Questo è fondamentale. È molto importante. Poi ecco, vi faccio vedere altri scatti che ho fatto giù al Gatto Hotel. Questi sono due gattini neri veramente carini, due cucciolini che giocavano tra di loro. Mi piaceva questo incrocio tra i due, con questi sguardi molto forti, avevano degli occhi giallissimi e questi corpi proprio neri, no? Quindi erano questo contrasto tra loro, appunto ho scelto il bianco e nero per questo motivo. Perché volevo, anche qua il bianco e nero l'ho scelto, perché tanto il gatto è nero, il nero con nero, sul colore, sul bianco e nero, allora ho detto utilizzo meglio il bianco e nero, perché il giallo dell'occhio in questo caso diventa un grigio medio, anzi un grigio più chiaro, se vi ricordate la lezione del sistema zonale. Per chi non l'ha vista potete vedere tutte le live precedenti che sono rimaste registrate, le ho mantenute tutte quante, quindi per chi ha perso le lezioni può tranquillamente riguardarle. Sulla lezione del sistema zonale appunto parlo della scala dei grigi e dei toni, e se ci fate caso gli occhi dei gatti sono molto chiari, no? Molto luminosi in questo bianco e nero, questo appunto perché il giallo in questo caso diventa un tono molto più chiaro sopra il valore 5, diventa un tono molto più alto, più chiaro, e una zona 7 direi, quasi 8 addirittura su alcuni punti, e quindi l'occhio ti va in evidenza. Quindi anche questo è un consiglio, mettete a fuoco sempre gli occhi del gatto, anche se in movimento cercate di mantenere il fuoco sull'occhio, in questo caso quello che mi guardavo ho mantenuto il fuoco là, l'altro c'è un micromosso che dà il senso del movimento, per dire. Questo è molto importante. Oppure anche sempre altri due gattini, questo è sempre il Gatto Hotel della Roberta, dal basso, per dire, in questo caso guardate, ora questo ha gli occhi leggermente verdi, questo bianco, e l'altro sempre verdi gialli, no? Sempre di colori molto vividi, però questo ho preferito il colore perché anche se è bianco e nero il gatto, e sono tutte e due uno bianco e uno nero, però le orecchiettine rosa, il nasino rosa dell'altro, di quello bianco, mi piaceva mantenerli sul colore, e quindi ho giocato un pochino più sul colore. Questa è un'inquadratura dal basso, di modo che ti dà la sensazione che loro stanno scappando, si stanno nascondendo in un luogo appartato, un pochino alto, no? Non sono dalla stessa altezza degli occhi, proprio da più sotto. In questo caso ho attirato l'attenzione del gatto facendo così con le dita, oppure quel classico bacino che tiri al gatto, no? Perché loro ti guardano per un secondo e un attimo, e quel momento scatti la foto. Quindi i piccoli richiami che voi conoscete anche con il vostro gatto, li potete utilizzare con gli altri gatti, che di media reagiscono tutti allo stesso modo. Poi ecco qua, per concludere vi faccio vedere un altro scatto, questo per dire, no, oltre che fotografare il gatto da solo oppure col nostro figlio, che a me piace molto anche quando faccio servizi fotografici magari di matrimonio oppure di ritratti di famiglia, non in posa, tutto spontaneo e reportagistico, a me piace molto fotografare scene di questo genere, per dire la sposa che si sta preparando, va a giocare con il suo gatto prima di mettersi il vestito da sposa, quindi è un momento, scarica la sua attenzione, la sua emozione con il suo amico peloso. Quindi va là abbracciandolo, giocandoci, si nascondeva dietro la tenda perché è un gatto timido in questo caso, però mi piaceva molto il fatto che lei lo scopre leggermente, il gattino esce fuori, la guarda, si sente sicuro perché sa che chi l'ha scoperto è lei. Quindi a volte anche il carattere dei gatti è un carattere molto simile a quello di noi esseri umani, sembra che li sottovalutiamo, però eppure questo non lo sapevo fino a che non avessi avuto due gatti proprio in casa, ne ho avuti altri nel passato quando vivevo con i miei, ma mai come questi qua che vivono appunto con noi come fossero due bambini, no? E quindi il fatto che conosci com'è il comportamento di un gatto, è più facile magari andare a fotografare i gatti degli altri, sai come accarezzarlo, sai come non essere invadente. Questo non vuol dire che chi non ha gatti non può fotografare, assolutamente, però sapere alcune regole come appunto rapportarsi con il gatto, tipo non andare là e tirargli i baffi ovviamente, no? Oppure andare lì, si chiamano manco baffi, però vabbè, ormai usiamo i termini meno veterinari possibili, le orecchie, diciamo, non tiramogli quelle, oppure magari prendiamo per la collottola solo se lui ti attacca, oppure lo devi fermare, non è che è un gesto che puoi fare con tutti i gatti, quindi devi sapere come rapportarti, quando l'accarezzi allunghi la mano, ti fa odorare prima, questo è importante, se vai là l'accarezzi subito lui scappa perché ha paura che lo vuoi prendere. Ci sono piccoli comportamenti che dobbiamo conoscere.
Bene, quindi la lezione è finita, e però prima di concludere vi leggo tre domande che mi avete fatto, come di consuetudine risponderò sempre alle vostre domande. Allora, la prima domanda me l'ha scritta Laura e mi dice, fotografare un gatto, ecco, questa mi fa ridere, fotografare un gatto è come fotografare un leone? Beh, allora, più o meno è simile perché il gatto è un felino come il leone, ovviamente, ma è un pochino diverso da fotografare il leone, nel senso che la tecnica può essere simile, ma però ovviamente non puoi avvicinarti a un leone come fai con il gatto, non puoi accarezzarlo, a meno che non è addomesticato, c'è cioè il domatore, ma ovviamente te lo sconsiglio, oppure quelli selvatici lasciamo perdere. Quindi diciamo la tecnica è molto simile a fotografare il leone, perché magari se lo fai al circo, se lo fai in uno zoo, però chiaramente è differente la location, ti trovi su un ambiente personale, però ecco, questo è giusto quello che dici, adesso ci scherzo, però realmente il leone tende ad avere gli stessi comportamenti, fa le fusa, si siede, vuole le coccole paradossalmente come il gatto, e si stende, abbraccia i propri padroncini, se si li ricorda, c'era anche un documentario che ne parlava, quindi il comportamento è molto simile a quello del gatto, però fotografarlo chiaramente, se è il tuo addomesticato, puoi usare le stesse tecniche del gatto, però non conosco nessuno che ha un leone in casa, quindi non ti saprei dire, non l'ho mai fotografato un leone in casa, nei safari, nei zoo, sì, chiaramente, o nei circhi, però dentro casa no, però il tipo di fotografia più o meno può essere simile, quello sì. Bene, rispondo ora alla domanda di Agnese. Allora, questa su di ricordi ogni singolo scatto che fai? Beh, allora, io mi ricordo quasi tutte le foto che ho scattato, ma non ogni singolo scatto, quello no. Perché ogni singolo scatto significa che per ogni situazione tu fai più scatti. Quindi lo scatto è inteso, esempio, faccio una foto al Grand Canyon. Parliamo di un paesaggio, e su quel determinato punto ho fatto magari 10 scatti e mi ricordo uno che è quello che è il risultato finale, quindi non mi ricordo tutti i singoli scatti, no? Visto, ne ho fatti in infinità, però mi ricordo appunto la fotografia che ho ottenuto, lo scatto completo, cioè quello sì, quello me le ricordo tutte a memoria, cioè mi ricordo anche, non ti dico i valori di tutte, però sì, c'ho una buona memoria fotografica nel vero senso della parola, quindi me le ricordo abbastanza bene tutte, le fotografie. Gli scatti chiaramente, se sono ripetuti, sono della stessa scena, però ovviamente probabilmente mi sono sfuggite tante altre foto che ho fatto, magari nell'insieme, però quelle che mi sono piaciute, quelle che mi porto dentro, continuo a ricordarle, nel senso che anche quando mi ritrovo nella stessa location, mi ricordo le foto che ho scattato e da lì, magari provo a interpretarle in maniera differente. Quello sì. Bene, terza domanda, chi è Priscilla? Qual è la tua più bella foto che hai fatto? Allora, la mia più bella foto che ho fatto ancora la devo fare, quindi non lo so. La più bella foto la devo ancora scattare, non esiste una foto che dico, ah, questa è la foto più bella che ho fatto, non ne farò altre più belle. No, perché vuol dire che non scatterò più. Quindi la foto più bella ancora la devo fare. Quindi la mia risposta a questa domanda, Priscilla, è questa. Bene, siamo arrivati alla conclusione, grazie per avermi seguito e ci vediamo martedì prossimo, sempre penso alle 21, comunque ve lo comunicherò, comunque sia sicuramente sarà alle 21, il titolo della lezione sarà una sorpresa, ve lo dirò man mano, non vi dico, non vi svelo più tutto, così almeno vi aumenterà la curiosità e per chi vuole ovviamente partecipare al corso base, domani iniziamo a fare la seconda lezione del corso base, potete recuperare la prima al prossimo corso che faremo senza problemi, però per chi vuole partecipare lo può fare anche a corso iniziato senza problemi. Se non avete messo mi piace alla pagina, vi chiedo di farlo per cortesia. E grazie e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!